Ho un locale che non ha posti esterni, sicché mi toccherà la riapertura il 1° di giugno. Io lunedì non apro perché io sono solidale con quelli che non hanno gli spazi all'esterno, quindi io lunedì non apro neanche martedì. Posso dire una cosa? C'è chi non può riaprire e chi non lo farà per solidarietà. Questo venerdì pomeriggio alcuni ristoratori provenienti da tutta Italia e iscritti alla tutela nazionale imprese ha manifestato per alcune ore sotto il municipio di Viareggio, dove in molti dicono non riapriranno. Queste norme sulla ristorazione non sono attuabili, ci sono troppe problematiche dall'organizzazione del personale all'organizzazione dei frigoriferi, al tempo, al polline e più quante ne vuoi ce ne puoi mettere. Non è possibile lavorare in economia, cioè guadagnando qualcosa. E a manifestare a Viareggio alcune ristoratrici da Mantova. Era una giornata che piove, viene la gente, inizia a piovere, io cosa faccio? Li metto dentro? No, non posso, cosa faccio? Li faccio la doggy bag e li faccio pagare fino dove hanno mangiato? Le problematiche sono identiche, e noi lunedì non riapriremo. Anche perché le previsioni meteo non sono le migliori e quindi... Una manifestazione sotto il comune di Viareggio per chiedere al sindaco il no allo street food sul lungomare nelle prossime settimane. Voi pensate, con queste criticità abbiamo un sindaco che organizza uno street food per tutta l'estate da otto settimane a Viareggio, poi ora forse la calate, non lo sappiamo ancora. E con queste criticità, allora dov'è la solidarietà del comune nei confronti degli esercenti? Altra questione dei ristoratori, il tema delle sagre estive. Quindi se loro fanno queste manifestazioni i contagi sicuramente aumenteranno, ma la colpa sarà comunque sempre dei ristoratori. Costruendo un dialogo non ci ha dato risposta.